gli abitanti di Ponte Chiasso vogliono conoscere il futuro del quartiere. Vogliono interrogare il comune di Como e i progettisti che hanno realizzato i due piani preliminari per ridare vita alle aree ex Leclerc e Albarelli. Giovedì prossimo, alle 20.30, è in programma un incontro sul tema aperto al pubblico, organizzato dall'Assemblea di zona nella Sala dell'Oratorio. Vogliamo confrontarci con la popolazione, dice l'assessore all'urbanistica del Comune di Como, Marco Butti. Siamo nella fase preliminare della progettazione, quindi è fondamentale sapere cosa ne pensano i cittadini. In base agli studi preliminari, nell'area ex Leclerc dovrebbe essere insediata una media distribuzione alimentare, mentre nell'area Albarelli, sempre a ridosso del confine con Chiasso, spazio a negozi e 1.400 parcheggi. Nel quartiere nascerà dunque un polo commerciale piazzato in una zona a dir poco strategica a ridosso del confine con la Svizzera. L'ultimo tratto di via Bellinzona potrebbe diventare, una volta completata la riqualificazione delle aree, una zona a 30 orari, una sorta di prosecuzione dell'area pedonale di Chiasso. Ma non mancano le perplessità. Ad esempio, alcuni commercianti del quartiere temono che l'arrivo di un centro della grande distribuzione possa avere come conseguenza l'inevitabile chiusura dei negozi di vicinato. Siamo in una fase di progetto preliminare, ricorda Butti. I progettisti dovranno eventualmente presentare un piano formale integrato di intervento che dovrà contenere le prescrizioni previste dal parere preliminare positivo del Comune. Dopo l'assemblea, i soggetti interessati si incontreranno per formalizzare la prosecuzione dell'iter, che prevedrà poi una valutazione sul progetto, la conferenza dei servizi e il passaggio in consiglio comunale. Dunque, ben venga il dialogo e il confronto, ma, conclude Butti, questa potrebbe essere l'ultima chiamata per Ponte Chiasso.